e la famiglia Trivulzio ha avuto occasione di riprendere, anche qui per combinazione, 200 anni esatti dalla vicenda della pubblicazione del testo del Rosmini, 1815-2015, con il primo di questi tre convegni. Dunque c'è una sorta di segno del tempo anche nel progredire di questi studi, che fanno sì che la collaborazione, cioè l'insieme, il fatto di lavorare assieme, la filologia del termine, dell'operare aiutando con quello che si ha, con le energie che si hanno, col riconoscimento dovuto reciprocamente, non nascondendo sotto il tappeto quanto ha fatto l'altro, ma portandolo fuori, ha potuto radicarsi di nuovo. E in questo c'è insomma un certo segno appunto del destino, della provvidenza, che ha legato assieme ancora, come nell'impresa del 1815, e Fondazione e Ambrosiana. Credo di chiudere qui. Grazie. Grazie mille. Ringraziamo per il rigore, la chiarezza e il rispetto dei tempi. E passiamo la parola a un'altra coppia. Un'altra coppia che è costituita da Alberto Grimoldi e da Angelo Giuseppe Landi. Alberto Grimoldi è professore al Politecnico di Milano e visiting professor a Ginevra e all'École Nationale des Chartes. Angelo Giuseppe Landi è ricercatore ancora al Politecnico di Milano. Entrambi provengono dal Politecnico di Milano. Si occupano entrambi, il professor Grimoldi, da molti anni di restauro, e ci raccontano, ne vedo uno solo. No, ecco, abbiamo a questo punto pensato di che leggerò io soltanto l'intervento per essere in qualche modo più sintetici e più controllati nei tempi. Sui tempi, ma grazie. Ecco, grazie. Direi che, tanto per spiegarci, sono due, le considerazioni nascono, comuni nascono da due vicende legate a due edifici, su uno dei quali ho avuto maggiori responsabilità dirette, sull'altro invece le responsabilità dirette non saranno mie, effettivamente, come dice Eichendorff, Die Welt ist jung geblieben, il mondo è rimasto giovane, se Dio vuole. Ecco, e quindi tutte le considerazioni che svolgiamo partono dal fatto che entrambi gli edifici, uno notissimo e l'altro invece di cui probabilmente avete sentito poco, fanno parte della stessa rete di conoscenze, della stessa rete di sapere. Ecco qua. Dunque, nell'Europa del XVIII secolo l'ammirazione per i grandi modelli cinquecenteschi non è meno generalizzata della riscoperta dell'antico. Questa tendenza connota ovviamente anche la vivace stagione che segue in Lombardia la pace di Aquisgrana e che si svolge all'ombra del governo teresiano e soprattutto dopo il 1752 all'ombra del cancelliere di corte stato Kaunitz, e a Mantova e a Milano anche all'ombra dal 1758 del gran cancelliere, ministro plenipotenziario e vice governatore di Mantova, Karl Gotthard von Firmian. L'edizione della storia delle arti del disegno presso gli antichi, la prima traduzione italiana curata da Carlo Moretti della Geschichte der Kunst des Altertums di Joachim Winckelmann presso il monastero di Sant'Ambrogio nel 1779 si ricollega ad una cultura in cui il ritorno dell'antico è al tempo stesso un ritorno alla cultura che l'ha riscoperto e che l'ha eretta proprio un modello, cioè quella del Rinascimento.
Rinascimento. Più che, alla lista dei sottoscrittori dell'opera, pubblicati in Calcio al secondo volume, e che non pare sfuggire ad una certa casualità, è il complesso dell'operazione, i suoi registri, l'intera amministrazione milanese, che rinviano ad una politica culturale consolidatasi in un ventennio, a un più complesso e attivo sistema di relazioni. Mancato nel 1782 il Firmian, questa rete di persone e di opinioni orienterà comunque le scelte del decisivo decennio di Giuseppe II. Grazie. Fin dall'unione ai domini asburgici, il vecchio Ducato di Mantova, assai diverso nel suo assetto istituzionale e sociale dello Stato di Milano e molto più vulnerabile economicamente, ha richiesto particolari attenzioni. Fra queste figura la promozione di un'autonoma vita culturale. È ben noto l'impulso dato alle accademie e dal governo e la scelta degli insegnanti. Nonostante il numero e la qualità degli studi sul tema e sul periodo, forse non si è ancora interamente ripercorso quel quadro complessivo che ci ha lasciato nel 1987 Franco Venturi e che comincia da le basi per ricostruire una trama ancora più fitta e che cercheremo, non dico soltanto per i due autori di questo contributo, ma per l'intera collettività colta, di integrare. Nel 1773, sapete benissimo, si ritira a Mantova Saverio Bettinelli, che aveva dedicato al Firmian il suo entusiasmo delle belle arti, curato da Pietro Verri e da Lambertenghi. Nel 1774 seguiranno delle lettere delle arti mantovane, due dissertazioni, di cui la seconda fu letta in presenza dell'arciduca Ferdinando e del conte di Firmian il 3 giugno del 1774. Nel 1775 Bettinelli stamperà presso i Remondini e dedicherà a Matteo Dogno de Rosales, per inciso un committente di cantoni, il Risorgimento d'Italia nelle arti e nei costumi dopo il 1000. L'apologia moderata del Rinascimento, il patriottismo civico trovano un difensore fra i più decisi. Sul piano del gusto, Bettinelli è comunque non insensibile alle antichità classiche e al modo di studiarla dei contemporanei, come mostra una curiosa operetta, le lettere sulle belle arti pubblicate in occasione delle nozze Barbarigo-Pisani da Carlo Palese in Venezia nel 1793. Molto del ruolo giocato da Bettinelli nei suoi lunghi 35 anni mantovani tra il 1773 e il 1808 resta ancora da indagare. Per il Bettinelli il 500 è il secolo dell'Italia, il secolo sacro a tutta la posterità, il maestro di tutta l'Europa, il creatore della gloria e della felicità degli ingegni, finché il mondo non torni selvaggio. La scelta di Paolo Pozzo, veronese, allievo di Adriano Cristofali, come prima professore dell'Accademia e poi in un anno che vedremo decisivo e significativo, 1774, come architetto camerale, riconduce ad un'altra rete di relazioni. Il marchese Carlo di Canossa, gentiluomo di camera dell'imperatrice, proprietario fra l'altro di un palazzo a Mantova, è cognato di Giovan Battista Gherardo d'Arco, futuro intendente e a sua volta cugino, Gian Battista d'Arco, di Carl Gotthard von Firmian. Attraverso il Cristofoli, che progetta la grande villa di Grezzana di Montezecane, viene un impulso decisivo alla nomina. I patrizi veronesi, dilettanti d'architettura, sono, come sapete, molto numerosi. Se Ignazio Pellegrini o Carlo Dionisi si mantengono legati al gusto tardo barocco, Alessandro Pompei, interprete in architettura del rinnovamento culturale della prima metà del Settecento, di cui all'ombra di Scipione Maffei
Verona è uno dei più vivi centri italiani, è maestro, per così dire, del Cristofoli e con il nipote Girolamo Dal Pozzo sarà molto più noto come rinnovatore del gusto e nella generazione successiva li seguirà Bartolomeo Giuliari. Anche qui la tradizione locale solletica l'orgoglio cittadino e arricchisce il repertorio degli architetti. Del San Michele i rilievi delle opere sono editi prima proprio dal Pompei, poi da Ferdinando Albertolli nel 1816 e dai Ronzani e Luccioli tra il 23 e il 29, dagli albori dell'illuminismo alle soglie dell'eclettismo, non a caso, come si diceva stamattina con grande precisione. Da Vienna vigila un grande dilettante di architettura, Anton Velsen von Kaunitz und Rittberg, la cui complessa opera di committente diretto e indiretto emerge in modo sempre più decisivo, non soltanto nei disegnetti che ci sono nei Vorträge, i rapporti che presenta a Maria Teresa. E occorre quindi capovolgere un punto di osservazione frequente per la storia dell'architettura. Le scelte di fondo sono compiute, in particolare nei casi più delicati, dai governanti committenti. Essi indirizzano anche il gusto o il linguaggio, ed è raro tra Vienna e Milano che agli architetti sia chiesto un po' più di una semplice condivisione, che si accolgano proposte autonome. Essi hanno il compito di redigere i disegni il più possibile fedeli alle intenzioni espresse dai governanti o proprietari progettisti. Risalire al Rinascimento, ai precursori, significa nella Lombardia austriaca, come nel resto d'Europa, accettare un'inevitabile mediazione, far ricorso a un linguaggio più vicino e meglio corrispondente alle esigenze della contemporaneità. Nei Ducati di Milano e di Mantova l'interesse per il Rinascimento si affianca a compiti che si potrebbero definire di restauro. È una politica, appunto. A Mantova l'abbandono ormai secolare del Palazzo Te e del Palazzo Ducale induce a riparazioni molto estese che la formazione di Paolo Pozzo riconduce alla richiesta prospettiva di continuità e insieme con la decisione di salvaguardare la favorita, mentre si dismettono molte altre residenze minori, indica una direzione anche per la formazione dell'Accademia i cui allievi partecipano ai lavori. Il programma di rilevare i dipinti di Giulio Romano al Te e di tradurli in una serie di incisioni, pur sostenuta da Kaunitz, rimane lettera morta. Fra queste operazioni è forse meno nota l'ultimazione della Basilica Albertiana di Sant'Andrea. La decisione di cancellare le modifiche introdotte al programma cinquecentesco nel primo Settecento, quando si ultimano il presbiterio e il transetto sul progetto dell'architetto bolognese Giuseppe Torri, è un'iniziativa che vede coinvolti in origine gerarchica il principe di Kaunitz, il conte di Firmian e vice governatore di Mantova, il suo cugino conte d'Arco, il futuro intendente dal 1786. Egli tuttavia, pur nonostante la posizione eminente tra la nobiltà tirolese e mantovana, non ha un ruolo ufficiale. Il tramite diretto, come superiore dell'architetto camerale Paolo Pozzo, il questore del magistrato conte Giuseppe Cauzzi, che al d'Arco era stato preferito come più anziano ed esperto nel 1774, in corrispondenza con la nomina di Pozzo ad architetto camerale. La figura è ganglio essenziale della rete di aristocratici illuminati e riporta verso Milano, verso il mondo del caffè, l'editoria e le politiche più coraggiose di quelle di una aristocrazia conservatrice permette di attuare a Mantova. Patrizio cremonese, Giuseppe Cauzzi è nato verso il 1729 e si è laureato in legge e poi in medicina a Pavia nel 51, è conservatore degli ordini nel 1766, è proposto per la nomina censore nel 1770, ma gli è preferito Giovan Battista Biffi. Diventa
diventa intendenza di finanza di Lodi nel 1771 e questore del magistrato camerale a Mantova nel 74. Dal 1786 intendente politico di Lodi, torna a Mantova nel 791 come membro della giunta di governo e vi muore durante l'assedio nel 1797. Amico e corrispondente di Isidoro Bianchi, che rientra a Cremona nel 1776, era evidentemente in contatto con il conte Biffi e con l'aristocrazia colta della sua città, da Giuseppe a Luigi Ottavio Piscenardi, fino al meno noto Gianfrancesco Ala Ponzone, che è il primo gentiluomo di camera di Pietro Leopoldo. Era Giuseppe Cauzzi che il 26 giugno 1778 Paolo Pozzo si indirizza per poter riparare il pronao della Basilica, lamentando la corruzione degli pseudo-architetti che, desiderosi di una novità tanto licenziosa, l'hanno a quest'ora deformata in più punti, e ne ottiene l'autorizzazione la mattina dopo. La rete, no? Ecco, questa data è spesso citata come inizio di ultimazione dei lavori dell'interno di Sant'Andrea, che in realtà cominceranno solo 6 anni dopo, nella tarda primavera del 1783. La cupola aveva problemi che non esaminiamo e che affideremo allo scritto. Nel 1777, cioè nell'anno prima della, non era stata finita sostanzialmente, quindi ci pioveva dentro. Nel 1777, dopo qualche rapido rimedio, la deputazione di aristocratici mantovani, fra i quali c'era il protettore dell'Accademia, Marchese Tommaso Arrigoni, aveva affidato la decorazione a Giorgio Anselmi in un unitario trionfo barocco, respingendo il parere dell'Accademia formulato da Paolo Pozzo, che consigliava invece il disegno di un partito architettonico. Il 7 settembre 1780 Paolo Pozzo presenta a Cauzzi 2 preventivi, uno per l'ultimazione dei lavori della cupola, l'altra per il ripristino dell'ordine albertiano con la soppressione delle unghie realizzate nel transetto da forse non vedo bene, scusatemi, ma sono davvero un po' anche, ci vedo poco. E questo l'avete capito. Ecco, la soppressione delle unghie della volta del transetto. E dunque, finire la cupola costa 155.000 fiorini, 255.000 ne costa la riduzione al disegno albertiano. Mentre Kaunitz pone forti limitazioni alle spese della cupola, non batte ciglio di fronte ai 250.000, al ben più ingente importo di 255.000 fiorini. Nella primavera alla deputazione viene comunque lasciato il compito di finire la cupola e poi costretta, perché non più in grado di sostenere le spese, di chiudere i lavori. Anche i tentativi di mantenere un'autorità falliscono. Quindi l'opera non è ancora ultimata nel 1784, quando i ponteggi ostacolano la decorazione dell'abside. Ecco, sulla base del preventivo del Pozzo cominciano i lavori, la decorazione, che viene ripresa da quella ancora esistente della navata e condotta, come sapete, da Andrea Mones e Paolo Zandalocca, i dipinti si devono a Felice Campi. La navata viene, contro il parere di Paolo Pozzo, in gran parte rifatta
nel corso dell'anno 1786 fra l'altro la partenza di Giuseppe Cauzzi nel primo maggio del 1786 avevano fatto venire meno un importante sostegno. Ma seguiamo ancora questa rete. Questo è a Cremona Giovan Battista Gherardo d'Arco aveva trovato non a caso l'editore per i suoi opuscoli in Lorenzo Manini. L'attività editoriale del Manini era ispirata e sostenuta da Giovan Battista Biffi, e in particolare l'edizione completa delle opere dell'Algarotti, ma anche gli opuscoli eruditi di Giuseppe Allegranza, curati proprio da Isidoro Bianchi nel 1781. Come il Cauzzi trovò in Paolo Pozzo un collaboratore competente ed efficace, così il Biffi si appoggiò a Giovanni Manfredini, un pittore che aveva alle spalle una buona competenza milanese e di lui scrisse poi il Biffi stesso: vide la nostra Lombardia e, come altri fanno nel ricercare il divertimento nei teatri e nelle assemblee, egli gustava nel ritiro e inacutiva la sua mente sulle opere ammirate da lui, dei Scamozzi, di Leon Battista Alberti, di Bramante, di Giulio Romano e del Bertano. Lo stesso Biffi ha lasciato numerose copiose memorie sulle testimonianze artistiche della sua città, privilegiando il Rinascimento. Non disprezzava però i cammei e le gemme antiche. Ne era ritenuto esperto, era uno dei figli di Manfredini Giuseppe. Il padre possedeva i bei rami delle logge vaticane che tanto influenza ebbero sul gusto del tardo Settecento, anche secondo un osservatore attento come Alessandro Verri. Una complessa sintesi fra gemme antiche, memorie del Rinascimento e vedutismo, i Manfredini realizzarono per i vicini di Palazzo del Conte Biffi i Marchesi Maggio. Per loro Isidoro Bianchi scrisse una sorta di programma allegorico, gli antichi monumenti della gente magia, e sempre per i Maggio, riprendendo le epigrafi raccolte dal Bianchi, Felice Campi dipingeva il salone della villa del Vo di Piadena, trasformata da Sostino Rodi dopo il 1700.